Oggi parliamo di come uscire dalla crisi, ma prima di tutto voglio ricordarti di iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto e di attivare le notifiche, il campanellino per ricevere aggiornamenti sui prossimi video. Allora, uscire dalla crisi è facile, questo è il titolo del video di oggi, ma è la cosa giusta da fare? Questa domanda è fondamentale. Uscire dalla crisi può sembrare un'impresa dolorosa e anche molto complessa. Se stai vivendo una condizione di confusione, di disagio, di paura, di precarietà, sicuramente ti senti come in balia degli eventi e sicuramente non vorresti fare altro che scappare via, uscire da questa condizione quanto prima possibile. E ti sembra effettivamente molto difficile da fare. Però, come è capitato a te, è capitato a me ed è capitato a miliardi di persone prima di noi. E anche in questo momento il 20% della popolazione mondiale probabilmente sta vivendo una condizione di crisi. Quindi ogni 10 persone che incontri durante la giornata, sicuramente due su queste 10 persone staranno vivendo uno stato di disagio molto importante, o meglio, uno stato di trasformazione, di terremoto interiore ed esteriore, di necessità, interna ed esterna di trovare il senso, lo scopo, della propria esistenza. Ecco quindi che uscire dalla crisi può sembrare, dicevamo, qualcosa di molto, 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 molto complesso. In realtà è come se fossimo in un tunnel dal quale non riusciamo appunto a venire fuori e non vediamo la luce, vediamo ancora buio probabilmente davanti a noi. È facile uscire dalla crisi, non è così complicato, ma forse non è ancora giusto farlo, o meglio, è giusto farlo nella direzione giusta. Quindi più che uscire dalla crisi, noi dobbiamo attraversare la crisi andando verso l'uscita che vediamo davanti a noi, quella dopo la coltre di oscurità, quell'uscita che ci porta verso la fase successiva, la fase della chiamata, dove finalmente comprendiamo, capiamo chi siamo, cosa dobbiamo fare e qual è quell'attività professionale che ci renderà soddisfatti, oppure qual è quella vocazione anche umana che dobbiamo onorare. Quindi se la crisi è un tunnel, noi abbiamo un ingresso che è alle nostre spalle, da dove siamo arrivati, e poi abbiamo l'uscita che è dopo la coltre di buio. È facile uscire come? Tornando indietro. Se noi tornassimo indietro, probabilmente ci ritroveremo nella fase precedente, la fase del disagio. Sì, perché prima della crisi ognuno di noi vive una condizione di disagio, una condizione che io chiamo stand-by evolutivo. Cioè, dove probabilmente diamo la colpa dei nostri malesseri sporadici più o meno forti al destino, a una malattia, alla sfortuna. Diamo la colpa ai colleghi, ai genitori che abbiamo avuto. Questa è la condizione del disagio. Ce la prendiamo sempre con qualcosa fuori. Stiamo male, non abbastanza, stiamo male e cerchiamo l'origine di questo male nel fato, nella sfortuna, nel destino, negli altri, nell'ambiente, in qualche nemico, in un disagio fisico. Ma poi, dal disagio, nel tempo, riusciamo ad arrivare nella fase 2, che è la fase della crisi, come insegno nel percorso di destinoterapia. La fase della crisi è quella benedetta condizione nella quale riusciamo finalmente a macerare, a soffrire, però a cogliere, a sentire prima l'insoddisfazione e poi a vedere appunto la luce oltre il tunnel e comprendere perché siamo in questa vita, perché siamo in questo mondo, che cosa ci può rendere veramente soddisfatti, pieni, appagati, ci può farci sentire a posto, o meglio, farci sentire di aver trovato il nostro posto in questo mondo. Ecco quindi che uscire dalla crisi è facile tornando indietro verso il disagio, quindi alle nostre spalle. Ma non è giusto attraversare la crisi come se la crisi fosse un tunnel, andando nella direzione dell'uscita dopo quel buio, è la cosa giusta da fare. Con sforzo e con un po' di sacrificio riusciremo finalmente a fare un upgrade della nostra esistenza, arrivando a vivere ogni istante, ogni momento, ogni giorno con la massima soddisfazione, che è quella che probabilmente in questo momento ti manca se stai guardando questo video. Voglio darti
qualche piccolo consiglio nel momento in cui ti trovi, come mi sono trovato io e come si trovano, abbiamo detto, miliardi di persone nella condizione della crisi, del disagio, della confusione, intanto puoi cominciare a ricordarti che non sei da solo, quindi che appunto 2 persone su 10 stanno vivendo la stessa cosa e che quindi questa condizione è necessaria per stare meglio. E poi ricordati che lo fai per un miglioramento a 360 gradi della tua esistenza, ma anche dell'esistenza delle persone intorno a te, dei tuoi cari. Poi, e questo già ti motiverà, ti darà quella spinta a procedere. E poi ricordati anche che quest'ansia, questo malessere, questa depressione momentanea probabilmente possono essere risolti con dei piccoli accorgimenti. Ad esempio, le camminate sono importantissime, camminate nella natura, ti aiutano a regolare il tuo ciclo ormonale, ti aiutano a produrre un po' più serotonina, a cacciare un po' più di cortisolo, di adrenocorticotropo, che sono ormoni dello stress e che in crisi vive lo stress. E quindi un riassestamento ormonale attraverso lunghe camminate nella natura, anche se ora siamo a dicembre, fa un po' freddo, meglio ancora, ti incappotti ben bene, ti fai delle belle passeggiate cercando di respirare. Le tecniche di respirazione ti possono aiutare ancora di più, soprattutto a prendere energia, le tecniche dello pranayama, per chi si sente un po' depresso o a scaricare tensioni accumulate per chi vive un momento di ansia o di tensione emotiva, di irritabilità, eccetera. Poi puoi ascoltare degli audiolibri, ce ne sono tanti, li trovi anche gratuiti su YouTube. Io per esempio sono iscritto ad Audible, che è una di quelle piattaforme che con 9-10 euro al mese ti permettono di ascoltare tutti gli audiolibri di miglioramento personale, di crescita che vuoi. Oppure puoi ancora meglio guardare i 140 video che ho fatto per te, proprio per le persone in crisi, e grazie a questi video avere delle spinte, avere delle indicazioni, dei piccoli passaggi, dei piccoli traguardi. La crisi va affrontata scomponendola in tanti segmenti, in tante piccole sezioni. Ogni giorno ne affronti una e la superi. Quindi dedicati a queste cose, puoi volendo anche richiedere un aiuto ad un fitoterapeuta, ad un omeopata. Io per esempio ti potrei suggerire un fiore di Bach, l'agrimoni, che è utilissimo proprio per chi ha un'irrequietezza personale interiore perché sta affrontando una ricerca e sta cercando di superare un modo di vivere fasullo o comunque non del tutto reale, verosimile scusate, ed essenziale, quindi chi sta cercando di lasciare indietro una vita non del tutto sua per arrivare alla propria sostanziale esistenza. Quindi agrimoni, fiore di Bach, innocuo, può essere preso per aiutarti in questa fase. Mi sono dilungato forse un po' troppo, non mi resta che darti l'appuntamento al prossimo video. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario Alfano e iscriviti al canale.